facciamo la, questa sera noi facciamo la rendicontazione alle, alla regione, per avere contributo a un fatto che se no non ti passa. Per dimostrare che siamo tutti. Io il 2019. L'azienda Catalitica è un'azienda storica del territorio. Noi produciamo da circa 70 anni verdicchio, uve verdicchio a Materica. Quindi un'identità, diciamo, che rispetta, che ha sempre rispettato il territorio, le sue caratteristiche e il vitigno. Rispettando un po' le caratteristiche appunto del verdicchio, ma anche modernizzarlo, se diamo, possiamo usare questa parola, cioè cercando di dargli quell'impronta che di freschezza, di immediatezza che il mercato vuole, senza perdere mai identità. Il nostro vino è un vino ricco, sapido, che è un non aromatico per eccellenza, quindi abbiamo quella tendenza di un vino appunto ricco ma che si deve lasciar bere, e noi cerchiamo di far questo. Ne facciamo due tipologie, la nostra DOC, la chiamiamo selezione, è un vino che passa, fa acciaio fermentazione e cemento affinamento per circa 6-7 mesi fino ad arrivare a giugno-luglio per essere poi commercializzato. Qui troviamo la parte fresca, immediatezza, ricchezza, ma anche, ripeto, freschezza tipica del vitigno verdicchio con la sua sapidità. Mentre poi facciamo una DOCG, che è il nostro Maccagnano, che è una storia per Materica, perché io posso vantare una verticale il prossimo anno di 30 anni di questo vino, con questo nome, Maccagnano appunto, fatto dalla nostra azienda da un determinato vigneto. Che abbiamo circondato, se vi va ad andare sul nostro sito, abbiamo circondato di pietre arenaria trovate durante le lavorazioni con un muro a secco che rappresenta un po' il terreno, e lì abbiamo questo vino che fa, raccogliamo quest'uva per poi produrre un vino che fa acciaio fermentazione ma 2 anni in botte di cemento, e quindi hai questa caratteristica di vino che rappresenta le sue caratteristiche di verdicchio, ma diremmo più strong, se vogliamo utilizzare una parola un po' straniera, ma diremmo più forte, più strutturato e più ricco, forse meno acido, con meno acidità del primo, ma con più ricchezza strutturale. Arriviamo a 21 dei grammi litro di estratto secco netto, quindi un grande vino d'abbinamento al cibo, chiaramente, e più d'abbinamento a cibi anche importanti, che possono essere carni bianche o qualcosa di grasso importante. Noi siamo fieri di questi due vini che ci rappresentano un po' in maniera veramente storica, ma anche che mi piace che ci rappresentano così. Sono un'identità del territorio e della mia azienda, e quindi siamo fieri di questi vini.